Anche in questo piatto, il vino delle nostre colline è protagonista. Il Salmid rappresenta una tradizione gastronomica delle nostre terre molto antica. Consiste nel cucinare la selvaggina, in particolare la lepre, dopo averla lasciata macerare nel vino Colline Novaresi Toc Barbera, con verdure e spezie. Una variante era rappresentata, soprattutto in passato, dal civet, dal francese civet, che prevedeva anche l'aggiunta del sangue della selvaggina. Procediamo a cucinare il salmì. Tagliamo a pezzi non troppo grandi la lepre e sistemiamoli in un recipiente grande, meglio se di terracotta. Uniamo le carote, il sedano e le cipolle tagliate a grandi fette. Aggiungiamo i profumi, le foglie di alloro, un poco di cannella e le altre spezie, e il pepe in grani. Copriamo bene tutto con il vino e lasciamo marinare per 24 ore. Trascorse le 24 ore, scoliamo la lepre dalla marinata e filtriamo il vino. Mettiamo le verdure della marinata in una casseruola con del burro e facciamole dorare. Poi uniamo a rosolare i pezzi di lepre. Una volta soffritti, versiamo sopra tutto il vino e aggiustiamo di sale. Cuociamo a recipiente coperto a fuoco lento e non appena il vino sarà evaporato, allunghiamo l'intingolo con del brodo e portiamo a cottura completa. Togliamo tutti i pezzi di lepre e passiamo tutto al setaccio. Rimettiamo la carne coperta dal sugo nella casseruola e facciamo prendere sapore. Serviamo il salmì dopo qualche ora, o meglio, il giorno dopo, riscaldato a bagnomaria. Questa ricetta può essere abbinata al Colline Novaresi Doc Barbera, un vino dal sapore asciutto, talvolta vivace, di colore rosso rubino e dal profumo vinoso.